intervistare giovani mentri per capire un po' come sta andando l'andazzo qui in Italia, soprattutto per quanto riguarda le menti artistiche, è uno degli principali obiettivi del By Night Roma. Oggi abbiamo qui con noi un art director, un 3D motion designer, è una ragazza, una talentuosissima ragazza che ci parlerà di sé e delle sue capacità, oltre che dei suoi, ovviamente, talenti. Sabrina Gullo, ciao Sabrina. Ciao. Sì, io mi occupo di grafica 3D, video e animazione. Grafica 3D, video e animazione. Art director. Art director, cioè direttrice artistica. Una figura molto conosciuta, chi è del settore, magari chi, cioè, chi dai nostri ascoltatori, cioè magari chi non la conosce, effettivamente è una figura molto centrale. Sì, è molto centrale in quanto nel mondo dello spettacolo, chiaramente. Nel mondo dello spettacolo, ma anche nel mondo della grafica e dell'animazione, in quanto l'art director ha un ruolo di progettazione e coordinamento su tutti gli aspetti del lavoro, quindi dalla progettazione a livello di disegno, la cura a livello di computer e audio e tutto ciò che ne concerne per la realizzazione di un video o comunque di un progetto. Tu hai più ruoli, diciamo, nel tuo curriculum in questo senso, ovvero sia insomma art director, 3D motion designer e molto altro ancora. Spiegaci un po' il tuo percorso, perché sei giovane eppure sei poliedrica in questo senso. Sì, io ho sempre avuto la passione del disegno fin da quando ero piccola e successivamente mi sono iscritta al liceo di grafica e ho proseguito i miei studi a Torino specializzandomi con un corso di grafica 3D e realtà virtuale presso il Virtual Multimedia Park. Successivamente ho lavorato negli effetti speciali per alcune società come Videa e Matita Animata e lì ho affinato, diciamo, la tecnica in questo senso. E successivamente ho fatto un master in editoria e ho lavorato quindi come grafica editoriale nel mondo dei libri per bambini e comunque della grafica e della progettazione. Quindi tutto ciò che è grafico e animato è di tua competenza in questo caso. Però mi occupo anche di loghi, brochure, locandine. Assolutamente, quindi anche sulla carta stampata vera e propria, insomma. Beh, perché noi oggi vogliamo anche rivolgerci a tutti quegli amici magari imprenditori o quegli amici, anche quelle case di produzione magari indipendenti che magari necessitano di una animatrice, in questo caso una 3D motion designer e anche un art director in gamba come Sabrina. Effettivamente lei ha talento da vendere in questo senso, perché ha un curriculum bello spesso, quasi, no? Me lo immagino. Ma al di là di questo, raccontaci di qualche lavoro che tu hai fatto. Sì, allora, io negli ultimi anni ho lavorato nell'ambito delle applicazioni, sempre come progettista 3D e come art director. Poi ho lavorato, diciamo, anche per alcuni studi, per esempio mi sono occupata della progettazione degli espositori della Pantene o della Oral-B. Poi ho... insomma, nomi piccoli in questo senso, sto scherzando ovviamente, però effettivamente, insomma, anche loro hanno riconosciuto un certo talento. Sì, e anche una rapidità e un'efficienza. Cosa importante lavoro. In questo lavoro? Essere rapidi, precisi e soprattutto centrare l'obiettivo che vuole il datore di lavoro. Certo, perché comunque vuole la massima resa nel miglior tempo con il miglior prezzo. E molto spesso è anche vero che il datore di lavoro non ha le idee ben chiare. Il bravo art director è quello che riesce a, come dire, come Michelangelo, a trovare la figura dentro il marmo per poi fare la statua. In questo caso, pur avendo un obiettivo, il mandante, colui che insomma vuole il lavoro, magari non è ben definito. È l'art director che magari in questo caso, io prendo art director te come figura, cerca di definire effettivamente qual è lo scopo del lavoro. Certo, perché il cliente comunque di base spesso ha un'idea, però ovviamente non ha la visione completa del progetto, quindi spesso delle idee che risultano belle non sono poi sempre efficaci. L'art director, diciamo, deve comunque fondere queste due cose, trovare, come dicevi tu, la quadra tra quello che è giusto ed efficace e quello che piace al cliente. Assolutamente. E noi cerchiamo di soddisfarli. Perfetto, hai utilizzato la prima persona plurale. Questo perché? Perché tu lavori in equipe, tra virgolette, o comunque hai dei collaboratori. Sì, ho dei collaboratori come Giulia Beraz, che spesso lavoriamo insieme su video stile flat o comunque video in 2D, e ho anche, diciamo, dei collaboratori audio
e insomma anche dei disegnatori, illustratori, quindi in base al tipo di progetto, alla tempistica e a quello che è il lavoro scelgo più insomma, una persona se è più adatta a un'altra. Assolutamente, inoltre hai detto la parola progetto perché oggi il lavoro del futuro è così, i lavori a progetto, si lavora di progetto in progetto con la massima autonomia, con obiettivi ben definiti. Esattamente. Ragazzi, se tra voi c'è qualcuno che ha bisogno diciamo di una esperta professionista in grafica, sia che sia digitale, sia che sia diciamo sullo stampato, chiaramente anche lì il digitale influisce perché ormai non si può farne a meno, oppure su un campo più artistico come l'art director o anche l'animazione in 3D, Sabrina Gull, lo diciamo, ecco lei che fa per voi. Allora, segnatevi questi numeri e questi dati che vi sto per fornire e la nostra Sabrina sarà contenta, insomma. Sabrina, sei emozionata, vero? Sì, un pochino. Anche io mi sono un po' emozionata adesso, è vero. Anche perché mi piace parlare anche di questi argomenti. Potremmo anche svagheggiare un po', insomma, su cosa ti piace, cosa non ti piace, diciamo, del mondo del 3D, soprattutto perché sono un grande appassionato di animazione. Però questo non è il giorno. Magari potrai sperimentare, diciamo, una conversazione di questo genere, la nostra nuova rubrica che si chiama Special One. Vabbè, quindi tu sei rinvitata, okay. Ho aperto e chiuso questa parentesi. Voi vi ho appena dato il tempo per prendere la carta e penna e segnatevi questo numero 320 342 6464. Ve lo ripeto, 320 342 6464. Questo è il numero che dovete contattare se volete mettervi in contatto con Sabrina Gullo, ma potete anche farlo attraverso l'email sabrinagullo1@gmail.com. Potete andare sul suo canale YouTube per vedere i lavori, Sabri StarTech G, si chiama, è complicato però Sabrina, potete sì, la vai un po' a cercare. Un nickname. Va bene, questa ve la potete non segnare, ve lo dico benissimo. Potete non segnarvela perché potrete andare piuttosto sulla nostra pagina Facebook By Night Roma Live Social Radio Show, c'è anche un video, troverete tutte queste informazioni anche in sovraimpressione. Continuiamo, tralasciando il canale YouTube che ha un nome complicato, lo ammettiamo, andiamo sul sito web www.sabrinagullo.com, lì ci sono tutti i riferimenti, ripeto www.sabrinagullo.com, oppure andate su Sabrina Gullo, è una pagina Facebook la tua o un profilo? Un profilo. E allora andate sul profilo, chiedetegli l'amicizia, anche lì comunque immagino tu posterai le tue opere. Potete scrivermi e chiedermi qualsiasi aiuto o lavoro. Perfetto, allora noi proseguiamo la serata targata By Night, ma nel frattempo io ti saluto Sabrina e ripeto sei rinvitata per parlare delle tue passioni, parleremo un po' di cinema, un po' di animazione la prossima volta. D'accordo, grazie.